Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV e oggi a tenerci compagnia Alessandro M. Ciao Alessandro! Eccoci, ciao! Ciao, come stai? Benissimo, la grande Alessandro, tutto bene, come sempre, tutto bene. Seconda chiacchierata e ci fa molto piacere di questo. Senti, noi come di consuetudine, come si suol dire, partiamo sempre con la domanda, quella difficile, ma in realtà è anche un po' per rompere il ghiaccio. Chi è Alessandro M., artista ovviamente, ma anche Alessandro di tutti i giorni? Tutti i giorni, niente, casa, lavoro e musica. Giustissimo, cioè un bel trio. Sì, sì, semplicemente così. Senti, nel macrocosmo di un artista, no? Di un musicista, c'è sempre la famosa, io un po' la definisco la famosa chiamata, no? Quando si decide di dire io da grande farò il musicista. C'è stato per te questo passaggio? No, non precisamente. Si è fantasticato su sta cosa. Insomma, ci ho pensato, ma non ci ho pensato seriamente. Guarda, la cosa interessante di quasi tutti i musicisti è che quando gli domando quando ha deciso di fare il musicista, molti ci dicono: ancora non ho deciso di fare il musicista. Ma nemmeno io. Esatto, perché alla fine forse è uno dei mestieri, tra virgolette, chiamiamolo così, più difficili del mondo. Sì, decisamente. Ora, io da cantautore sono alle prime armi, proprio totalmente, sono nuovo a questo mondo, ecco, in questo mondo qua, in qualità di cantautore. E quindi, sì, devo dire... Sì, non lo so nemmeno io. infatti questa è in realtà è proprio l'artista, no? Cioè definirsi artista oggi, ma sempre stato forse difficile, no? Perché anche sì, per i giudizi della gente, no? Specialmente dice che, vabbè, ok, ma poi che lavoro fai oltre a fare il musicista? Io infatti sono in pausa a pranzo. Sì, è così, non lo so nemmeno io. Del giudizio della gente poco mi importa, nel senso, io mi sono messo in gioco e quindi so che, però vado avanti, insomma, un po' col paraocchi, cercando di concentrarmi su quello che sto facendo, ecco. Senti, com'è il tuo rapporto con queste piattaforme? Da quello che sappiamo, insomma, sei un, come dire, un rocchettaro vecchio stampo, no? Sotto ogni punto di vista. Però queste piattaforme moderne, con tutti questi brani, ogni giorno ne escono a migliaia. Cioè, oggi è veramente un caos. È un caos, sì, ci sono dentro anch'io. Purtroppo o per fortuna, è un po'... Insomma, una volta era un po' più bello, fra virgolette, perché usciva il prodotto proprio fisico, che poi vorrò fare, io ho questa intenzione, poi se riesco a terminare tutto l'album vorrei fare poi un CD, un librettino vecchio stile con dentro i testi e tutto il resto, però sì, ci sono dentro anch'io ed è veramente un caos, sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro oggi è molto interessante, diciamo, come la musica in realtà poi invece si è, tra virgolette, globalizzata, nel senso che oggi è molto trasversale, no? È facile anche sapere chi ci ha ascoltato e dove, cioè una volta invece era più complicato. Adesso sì, insomma, con queste piattaforme anch'io ho la possibilità di monitorare tutto quello che è gli ascolti e tutte le statistiche sono a portata di mano di tutti i musicisti. Questo da un lato è una cosa molto comoda e anche molto, molto, molto interessante, insomma. Sì. Tra l'altro noi invece, come dire, siamo invece curiosissimi di ascoltare la tua musica e visto che oggi ne abbiamo l'occasione, quindi direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo. Fatto bene
penso un po', non mi conviene, ho fatto bene. La parola non arrivava, brava, e non bastava. Ho versato tutta l'IVA, la parola non partiva, senza saliva, ho bevuto un po' e ho fatto bene. In diretta qui su Web Live TV Music Destination, siamo con Alessandro M. Abbiamo appena ascoltato il tuo ultimo singolo, Ho fatto bene, cioè che è una frase positiva, ma non sempre. Raccontaci un po' questo brano. Ho fatto bene, sì. Sì, in realtà è questo, questa canzone qui è, trae un messaggio positivo da una faccenda tragica, un po' una cosa un po' tragicomica, no? E poi non si pente di quello che è successo, cioè, lascia andare le cose male, ecco, e si abbandona al destino, no? Dice ho fatto bene. Guarda, c'è certi pezzi in cui dice che va a remare fino al mare, in realtà è un mare di merda, cioè, è questo il senso, no? Sto remando in questa situazione qua e non me ne frega niente, dice proprio così, dice se le cose vanno male lasciamole andare come vanno, ma questo è quello che si dovrebbe, è un po' filosofico, no? Questo testo qua, parla di lasciare andare le cose come sono, di lasciare andare le cose, lasciarle andare come vanno e basta, e se vanno male di prenderle con filosofia, insomma. Sarebbe una cosa, che sarebbe cosa buona e giusta, insomma, prendere la vita con filosofia è forse uno dei messaggi più positivi da dare sotto ogni punto di vista, assolutamente. Senti, sì, è un po' anche un po' contro il perbenismo, no? Perché poi si dice sto bene, va tutto bene, eccetera eccetera, qui dice ho fatto bene a fare qualcosa di sbagliato, quindi ok, è così, arriva così, giustissimo. Senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei, passami il termine, illuminazione divina o più ponderato, più da tavolino? A volte no, io sono molto di pancia più che da tavolino, però a volte è più facile, a volte più difficile, cioè mia moglie Arianna mi dà una discreta, mi aiuta, insomma, mi dà una discreta mano, mi aiuta a scrivere, perché non sempre, io sono un po' lo spartano, non riesco sempre a esprimere le cose come vorrei, no? Mi dà una mano lei, eccetera. Poi ti dico, a volte vanno giù di getto,
molto veloci, a volte vanno lasciate stare, vanno lasciate riposare, come il vino, vanno lasciate. La canzone va fermentata sotto ogni punto di vista. Esatto, come la birra, dai. Va lasciata lì un po' e poi dopo, se è destino, torna a chiamarti a qualsiasi ora, che di notte, dai. Senti, come la vedi invece questa tendenza, diciamo, di contaminazione? Nel senso, oggi si vede molto generi musicali, si vedono molto generi musicali che si fondono, no? Sì. Il rock che diventa pop rock, c'è sempre stato, per carità, ma oggi ancora di più. Cioè, come lo vedi questo miscuglio di generi musicali? Ma è una cosa che faccio anch'io, quindi come la vedo? La vedo bene e quando la vedo male, insomma, cambio stazione radio. È bellissima, questa è fantastica. Giustamente, come ogni cosa, se è fatta bene è figa, se è fatta male è brutta, si cambia. La cosa più democratica che esiste. Beh, sì, dai, è così. Senti, oggi invece c'è una mi piace molto questo fatto di vedere spesso su quel famoso social velocissimo che è TikTok, per esempio, canzoni che diventano molto virali, no? Però dall'altra parte, alla domanda chi la canta, magari molti non lo sanno, perché va più virale, più virale la canzone che il cantante. Come la vedresti se capita il tuo pezzo? Recentemente mi sono iscritto anch'io a TikTok per diffondere un po' quello che faccio. Non lo so se magari capiterà che ascolterò o vedrò qualcosa con un mio pezzo sotto, perché no? Ben venga, l'importante è che se ne parli. Venga, sì, ben venga. Io poi a livello social sono uno che si sforza, ecco, ti dico la verità, non sono molto. Io mi sforzo a farmi pubblicità, a cercare di essere, ho pochi follower, non sono molto, non ho 50.000 follower, io sono uno che non è molto social, ci provo, ma sono fatto così. Esatto, che poi tra l'altro, ecco, questo è un altro, il famoso rovescio della medaglia che oggi un cantante, un cantautore deve fare, no? Nel senso che sì, non c'è solo il pezzo che dico, ho tirato giù il pezzo, è figo, ma poi c'è tutto il resto, che è drammatica. Ecco, perché ora essere influencer e essere musicisti sono due cose diverse, Io non vorrei che si andasse a confondere questa cosa qua. Ultimamente non lo so, dai, io non sono né uno né l'altro, sto in un limbo strano, faccio delle cose, faccio la musica, ok, però non vorrei che diventasse questo, ecco, che si ottenga, non vorrei che si ottengano dei risultati perché uno ha tanti follower, questa sarebbe una brutta cosa. Sì. Dal mio punto di vista, io lo dico così. No, la vedo anch'io come te. Non sto facendo polemica, però. Anch'io la penso così. Tra l'altro, oggi non si capisce se sono più cantanti influencer o influencer cantanti. Ancora c'è da capirlo. Insomma, dai. È vero, è verissimo. Conta quello che si fa, conta la musica, non conta chi sei e quanti amici hai. Questa è una brutta cosa. Speriamo che diventi così. È vero, tra l'altro è il tuo messaggio, quello che ci hai detto prima del break musicale, che praticamente fai musica prima di tutto per passione di farla, no? Nel senso che quella è la cosa più importante. Poi l'importante è che arrivi il messaggio. Poi se avrà successo, se uno avrà successo oppure no, quello solo il destino lo potrà dire. Io spero di sì, ma non perché mi voglio stare al centro dell'attenzione, anzi mi infastidisce anche un po', sono un po' per come sono fatto io, però è chiaro che mi farebbe piacere che quello che dico venga condiviso, ma condiviso a livello, insomma, non solo a livello di TikTok, non solo a livello di qualcosa che vada di moda, questo non mi piacerebbe, arrivare in un'altra maniera. Alla vecchia maniera, questa è una cosa molto interessante, assolutamente sì.
Ale, siamo alla fine della nostra piacevole chiacchierata. Le ultime domande di rito, le più importanti probabilmente, nel cassetto di Alessandro, in preparazione o in lievitazione, che c'è? C'è diverso materiale, ci sono diverse canzoni, sto lavorando e collaborando con... ho cominciato a coinvolgere musicisti, ora senza stare a far nomi, però ho cominciato da una batteria che per me è l'elemento fondamentale, perché poi il cuore come di una macchina, no? Come fosse un motore, ho cominciato con una ricerca mirata su questo e ho trovato due collaboratori molto bravi, professionisti, conosciuti anche. E adesso sto spostando, perché io faccio, dico una cosa che sennò non si capisce, io strimpello, quindi io tiro giù delle basi, ok, non sono un arrangiatore né un chitarrista virtuoso, e quindi mi devo affidare a dei collaboratori, mi devo affidare, sto cercando di fare un gruppo, di fare una band, una band in vista di qualcosa più avanti, quindi batteria, adesso recentissimamente un chitarrista molto molto bravo, quindi è così. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono ovviamente seguirti e giustamente ascoltarti, dove e come ti trovano? Sui digital stores, quindi Alessandro M, su Instagram, sui social, su tutti i digital store, Spotify, Apple Music, Amazon Music, eccetera eccetera, il mio nome, le mie canzoni, principalmente il mio nome, insomma, dai, poi saltano fuori anche le canzoni piano piano. Giustamente, quindi cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Alessandro, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Alessandro, grazie per averci fatto compagnia. Oh, è stato un piacere, ci sentiamo alla prossima. Linea alla regia.